Irlanda del Nord. Belfast si presenta così all'occhio della nostra macchina da presa. Una città tranquilla, dalle vie come ovattate da una leggera nebbia che avvolge i severi palazzi. È un giorno di lavoro come tanti altri. Quasi non si avverte l'atmosfera febbrile che circonda il massimo evento sportivo di questa settimana. Il decisivo incontro di calcio fra le nazionali d'Irlanda e d'Italia. Il porto presenta la consueta animazione. Le merci vanno e vengono dai moli alle navi. Il traffico nelle vie cittadine è quello di sempre. Macchine e pedoni e i caratteristici autobus a due piani. Siamo nella gentile terra d'Irlanda. Episodi come questo non farebbero supporre il burrascoso epilogo della imminente partita. La comitiva dei giocatori italiani trascorre le ore della vigilia in piena serenità. Si va a zonzo per le strade. Come sempre, un pensiero per chi è rimasto a casa. C'è anche chi pensa agli acquisti per l'occasione, ma verdura e biciclette probabilmente sono di provenienza nostrana. Ferrario si cimenta con lo yo-yo. Tra breve dovrà superare ben altri giochetti. Stadio di Windsor Park. A poche ore dall'inizio, l'incontro ha mutato carattere. Per il mancato arrivo dell'arbitro ungherese designato, la gara non è più valevole ai fini della Coppa del Mondo. La definizione data alla partita è quella di amichevole. Alla fine questa parola avrà un significato non sappiamo se ironico o amaro. La folla, montata da una denigratoria campagna di stampa contro gli azzurri, dimostrerà a più riprese il suo tifo spinto alle estreme conseguenze. Significativi i gesti di alcuni spettatori dalla mimica aggressiva. Fine dei preliminari. L'arbitro casalingo Mitchell alza la moneta. La battaglia ha inizio. I verdi irlandesi attaccano con veemenza. La nostra difesa è impegnata subito a fondo. Bugatti comincia ad imparare cosa significa nel regolamento inglese la carica al portiere. Contropiedi italiani di alleggerimento. Primi sondaggi sui difensori irlandesi. Scatenati come furie, i verdi vogliono sfondare. Gli azzurri sono impegnati a fondo. Il bravo Bugatti consolida la sua temeraria esperienza. Alla mischia non servono commenti. Ancora premono gli irlandesi, sembrano furie scatenate. Ma la difesa azzurra è un baluardo calmo e deciso. Ferrario è su tutti un gladiatore, spazza tutto. Veloce contropiede azzurro, calmo, Ghiggia conclude a rete. È il primo gol italiano, una mazzata per gli avversari. Ripartono i verdi all'attacco, rabbiosamente, non passano. Rispondono calmi gli azzurri, tiro finale debole, peccato. Vogliono il pareggio gli irlandesi, ma non perforano la nostra granitica difesa. Continua a rifulgere la classe del nostro Bugatti, continua la dura esperienza del piccolo portiere azzurro. Brevi, piccanti le reazioni italiane. Sempre Bugatti di scena. Spavaldamente bravo. Le difese ormai non fanno più complimenti. Tocca a Ghiggia ad essere bloccato di forza. Birgham a sua volta è fermato con decisione. Pesta e pesta, i verdi conquistano il pareggio ad opera di un tiro in mischia di Kush. Nel contropiede italiano una svirgola di Behan al momento conclusivo. Nella ripresa il gioco si fa più duro, cominciano gli incidenti. Ennesima violenta carica a Bugatti, gli azzurri reagiscono, nasce un breve tumulto. Fulmineo il secondo gol italiano, saetta di Montuori, siamo 2-1. Sempre Ferrario domina sull'area azzurra. I nostri attaccanti cercano la manovra, con calma vogliono filtrare nella ragnatela avversaria. Sono di aiuto alla difesa. Irriducibile l'Irlanda riattacca. Tiro a lato. Velocissima la risposta azzurra. Attacco manovrato. I verdi non fanno complimenti.
gatti continua la sua spericolata esperienza. Bella azione degli avanti azzurri. L'esatto tiro di Granton fa la barba al palo. Accaniti, i verdi tornano sotto. Ancora una volta Bugatti compie un prodigio di intuito e coraggio. L'Irlanda pareggia con un secco tiro di Kush, imparabile. Altalena sui due campi. Verdi e azzurri cercano la vittoria. Ma Greg salva. Subito dopo lo imita Bugatti. Nuova bravura del portiere irlandese. Altra prodezza di Bugatti. Gli azzurri, pur stanchi, sono forti e vitali. Portano nuovamente l'insidia sotto la rete irlandese. Rabbioso finale dei verdi. Si abbattono a valanga su Bugatti, che abbranca la palla ma è colpito. Reagiscono con decisione i nostri. Nasce una zuppa. Ferrario difende Chiappella, che ha risposto violenza contro violenza. L'arbitro irlandese se la prende col giocatore azzurro e lo manda agli spogliatoi. Va nelle proteste dei nostri. Chiappella obbedisce ed esce, ma ormai la partita è finita. La folla eccitata urla contro i nostri giocatori, colpevoli di non essersi lasciati battere e di non aver subito passivamente le violenze. Scalmanati invadono il campo, aggrediscono i nostri atleti. Granton, Bean, Ferrario vengono malmenati. Un episodio antisportivo e disgustoso. La polizia sta a guardare. Solo i calciatori irlandesi difendono e proteggono i nostri atleti. Poi, alla fine, troppo tardi, i poliziotti caricano. Una pagina di inciviltà che non ha riscontri nella storia del calcio. All'indomani tutti pentiti, tutti chiedono scusa. I giornali che hanno preparato l'ambiente ostile ipocritamente si rammaricano. In tanta nebbia spicca però la luce azzurra.